La moneta è creata nel suo valore dai cittadini, è giusto che sia così. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? 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 Pronto, sento, Mi parli. sento. Sì. Senta, ma la moneta si prende in funzione di un lavoro di un lavoro prestato. Allora praticamente che siamo un popolo di handicappati che siamo tutti assistiti in Italia, capito? Sì. Ora, la moneta si dà in funzione di un'opera prestata oppure di una merce predata in uno scambio. Se si dà così gratuitamente, sì, significa che nessuno lavora più. Quindi è un'utopia, è un'iniziativa così che vuole rivoluzionare un sistema di per esempio la parabola dei tre talenti, secondo lei che cos'è? Parabola? Che la parabola dei tre talenti. Mi segue? Sì, La di. parabola dei tre talenti, per lei come viene Come la interpretata fa da parabola? lei? Non me la ricordo. Dimmi, che dice la parabola dei tre Come talenti? che dice? E non me lo ricordo. Praticamente dal primo il padre dà tre figli, Ah, ho al primo dà una capito. moneta, al secondo due, all'altra tre. A un certo punto uno gliela restituisce così, uno se la perde e l'altro gliela porta raddoppiata. Va bene, ho Quella capito. Ho ricordato è un adesso. insegnamento che praticamente ognuno deve darsi da fare per potersi, praticamente per produrre, è un senso di produzione. Va bene, hai Non so se ho finito? reso l'idea. Sì, Se posso questo denaro rispondere. si ottiene praticamente Già hai detto, sei altro, ho capito. gratuitamente, no, allora non lavoriamo più. Che cos'è? Per esempio, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Se si ottengono i soldi così, non si lavora più. Come naturalmente tanta gente non lavora e prende i soldi. Questo praticamente già esiste, una parte. Però l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Il lavoro viene retribuito e si ottengono i soldi. Va bene, Quindi, fatta la se lei domanda? vuol distribuire i soldi così gratuitamente, è un popolo di Va bene, non assistiti. ripeta quello che ha detto per No, cortesia perché il perciò, tempo è non so limitato. fare, io Se altre rimango, cose va no, bene rimango e in io linea. posso rispondere. Io Rimango adesso. in linea, non Va mi bene, chiuda. Non... lei rimanga però ascolti quello che io dico e non interrompa. Sì, ho capito. Ecco, allora, quando io parlo dell'esempio della pepita d'oro. Quando il cittadino prima trovava una pepita d'oro, se ne appropriava senza lavorare, perché l'aveva trovato la pepita. Perché uno per fortuna trova la pepita me la mette, e non mi indebito. Mi permette? Adesso se lei mi. Io le ho tolto la comunicazione perché lei mi ha interrotto. Scusi, io le ho detto lei non mi deve interrompere, poi richiami se vuole. E allora cominciamo a rispondere, perché allora. Perché il banchiere acquista la proprietà all'atto dell'emissione? Perché presta. Quindi chi si appropria senza lavorare è il banchiere. Il banchiere diventa proprietario della moneta stampando e facendo stampare. Quindi chi si appropria del valore della moneta è chi la stampa. Primo. Secondo, non è vero che il valore della moneta nasce solo perché uno lavora. Io col lavoro che cosa creo? Creo l'oggetto che viene misurato. La penna. Io lavoro, produco una penna, produco un bicchiere, produco il microfono. Che cosa creo col lavoro? L'oggetto che va misurato con la moneta. E poi il valore della moneta è un valore che nasce per convenzione, senza lavorare, solo perché noi ci mettiamo d'accordo. L'unico lavoro che viene fatto quando si produce la moneta è il lavoro della tipografia. Allora io dico, io al banchiere gli voglio pagare il suo lavoro come tipografo. Allora tu prendi un pezzo di carta, vediamo, misuriamo il lavoro che fa la banca centrale che emette. Prendi un pezzo di carta, lo stampa al costo tipografico, dal 15 agosto del 71 la riserva non c'è più. Quindi io prendo questo pezzo di carta, dopo che l'ho stampato, il costo qual è? Pochi centesimi. Questo pezzo di carta io se lo devo dare a misura del costo e del lavoro che ho fatto, io devo far pagare il prezzo che si paga una tipografia. La banca centrale dovrebbe riscuotere in base al lavoro che fa solamente dei prezzi, dei compensi
commisurati a quello delle tipografie. Se non che succede? Questo prende un pezzo di carta, lo stampa al costo di 10 lire o 100 lire, poi dice vale 200.000 lire, vale 500.000 lire, vale 1 milione. La differenza se la mette in tasca il banchiere, perché quando ha stampato non è che dà, presta. Allora espropria in debita la collettività, cioè la truffa. Tant'è vero che io questo l'ho fatto, l'ho detto quando ho denunciato Ciampi e Fazio davanti alla Procura della Repubblica. E ho detto, io vi denuncio per truffa, falso in bilancio, associazione a delinquere, usura e istigazione al suicidio. Quando Ettore Torri, procuratore della Repubblica di Roma, mi ha chiamato, mi ha detto, professore, lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato, ma anche il dolo, perché è stato sempre così. Allora che vuol dire è stato sempre così? Che questi dal 1694 prendono un pezzo di carta, lo stampano al costo tipografico, lo spendono, lo prestano al volere nominale e si mettono in tasca quello che prestano, perché prestare vuol dire diventare proprietari. Quando tu me lo restituisci me lo metti nel portafogli, ecco gli azionisti della banca centrale che si mettono in tasca la rendita da signoraggio, cioè dei grandi usurai. E che lavoro fa il grande usuraio? Il tipografo. Se io devo pagare la banca, non è che devo pagare gli interessi, l'anatocismo, gli interessi sugli interessi ogni 3 mesi, come è stato dichiarato. No, io devo pagare il prezzo della tipografia. Quando tu mi dai 100 pezzi da 200.000 lire l'una o da 200 SIMEC, io che ti devo pagare? Ti devo pagare un SIMEC per ogni pezzo di carta, e la differenza se la metti in tasca lui, perché ce la presta. Allora noi non possiamo più tollerare di essere trattati da imbecilli, perché quando noi non abbiamo capito questa truffa, io lo posso anche ammettere, la buona fede, adesso no, perché adesso l'abbiamo provato. Io ho dimostrato, quando ho denunciato Ciampi e Fazio, l'attuale Presidente della Repubblica, quando era governatore, l'ho denunciato l'8 marzo del 93. E allora, o devo andare in galera io per calunnia, o lui per i reati che io gli ho contestato, vie di mezzo non ce ne sono. Noi ci siamo stufati di essere presi in giro. E questo suo intervento mi costringe a ribadire queste cose. Come io ho ribadito a uno studente, il quale è venuto da me dopo che gli ho spiegato tutto, chi crede della moneta e chi l'accetta, non chi la stampa. Gli ho domandato, ma tu dopo che hai capito questo ti sei incazzato? Questo mi ha detto, no professore, per carità, e allora non hai capito niente, l'ho bocciato. Per forza, perché via di mezzo ormai non ce ne sono più. Noi abbiamo scoperto la teoria del valore indotto della moneta. La moneta valore, perché essendo la misura del valore, è anche il valore della misura, perché ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare, il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza, la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore. Il valore della misura è come la lunghezza del metro. Il valore della misura è il potere d'acquisto della moneta, e questo valore nasce senza costo, perché il solo fatto che noi ci mettiamo d'accordo che lo abbia, quindi non è il risultato di un'attività lavorativa, se non nei limiti della tipografia. Io il banchiere lo voglio pagare al prezzo tipografico. La differenza di valore va in tasca ai cittadini, non deve andare in tasca al tipografo, perché ormai di queste cose noi ci siamo stancati. Le nuove generazioni non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione, se noi non sostituiamo la moneta debito alla moneta proprietà, così come loro dal 1694 hanno sostituito alla moneta proprietà la moneta debito. Noi dobbiamo dare una risposta. E naturalmente questa sceneggiata dice, io devo lavorare. Sì, io sono d'accordo che bisogna lavorare, ma il cittadino, in aggiunta a quello che produce col suo lavoro, ha diritto anche a una quota del reddito monetario causato dalla convenzione sociale, perché è la convenzione sociale che crea il valore della moneta. E allora, vogliamo andare ancora più in profondità?
Oggi si parla del dramma della microcriminalità. Che vuol dire il furto? Quando io ho fame e rubo perché ho fame, perché vogliamo condannarlo? Io ti devo dare il pane quotidiano, come dice il Pater Noster. Ecco il reddito di cittadinanza. Quindi la moneta va di partita per garantire le prime esigenze fondamentali. Il di più uno se lo deve fare col suo lavoro, sono d'accordo, ma io devo prevedere questo. E naturalmente, quando noi abbiamo capito che il reddito monetario di cittadinanza è un'integrazione di un diritto costituzionale, il secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione parla dell'accesso alla proprietà per tutti. Il Pater Noster dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano, anche se non lavori, perché il vecchio, il malato, il disoccupato, il bambino, allora quelli non lavorano, non devono mangiare pane. Tu devi prevedere un reddito monetario. Io non dico che li devi fare la luna dentro al pozzo, per carità, non è che li devi rivestire d'oro, ma le esigenze fondamentali noi abbiamo il dovere di garantire, perché c'è una norma costituzionale che lo stabilisce. Il secondo comma della Costituzione, dell'articolo 42, dice: esiste l'accesso, la proprietà è garantita a tutti, il diritto alla proprietà dell'accesso alla proprietà per tutti i cittadini. Che vuol dire questo? Che ogni cittadino deve avere un diritto con contenuto patrimoniale, un minimo glielo dobbiamo dare per garantire la sua continuità vitale. Se no è inutile che parliamo della persona umana. La persona umana deve campare. Noi abbiamo avuto dei fenomeni di gente che muore di fame. 50 milioni di uomini muoiono di fame ogni anno, non per mancanza di roba da mangiare, ma del denaro per comprarlo. Questo è il punto. Il pane loro ci sta, si distruggono quantitativi enormi di generi di alimentari. Le superproduzioni agricole vengono distrutte, e tu non vuoi dare a quelli che muoiono di fame un po' di soldi per comprare? Allora questa è la delinquenza degli usurai che produce questo fatto. Ecco la ragione per cui dobbiamo garantire un minimo di reddito di cittadinanza, perché se noi non facciamo questo, è inutile che noi facciamo, dice, noi siamo cristiani, pane e pane quotidiano, io non è che ti voglio dare chissà che, dice, così non lavori. Poi l'uomo ha diritto a un minimo di reddito anche se non lavora, perché produce quel lavoro, quel valore, senza lavorare, per convenzione sociale. Il valore di un francobollo d'antiquariato, tu me lo vuoi misurare in base alle ore di lavoro o in base al costo del materiale per fabbricare il francobollo? Fa ridere. Questa è la prova che esiste un valore senza costo, cioè un valore senza lavorare, che è il valore per convenzione. Quello che noi abbiamo detto è il valore indotto, il francobollo d'antiquariato. Ma allora quante ore di lavoro ci servono per fabbricare un francobollo d'antiquariato? Ecco la domanda che mi ha fatto questo spettatore, il quale ha parlato pure con tono piuttosto severo. Naturalmente, quando i valori della razionalità vengono violati, quasi affermando un principio di giustizia, allora io comincio a dire che quando una persona non segue il buon senso che cosa ti dice? Che la famiglia, anche se c'è la disoccupazione, anche se c'è la malattia, la vecchiaia, i minori che non possono ancora, ha diritto ad avere la sua parte di reddito, non solamente in senso economico, ma in senso morale, di avere la proprietà, cioè la dignità giuridica di pretenderlo. Questo lo fai solo con la moneta. Ecco perché noi abbiamo parlato di proprietà popolare della moneta, ed è una novità scientifica. Ci abbiamo lavorato 34 anni dentro l'università prima di arrivare a queste soluzioni. E naturalmente, quando io poi sento queste affermazioni, naturalmente io dico che siccome la moneta e come il francobollo d'antiquariato vale per convenzione, il valore va ripartito fra quelli che partecipano alla convenzione. Il ragionamento è tanto semplice, e il valore convenzionale è un valore senza costo, perché è prodotto dalla semplice attività mentale dei componenti, la collettività che creano con la convenzione il valore convenzionale. Naturalmente questo non significa che uno deve eliminare tutti i problemi. Poi
Il Padre Eterno all'uomo ha dato il libero arbitrio. È chiaro, il libero arbitrio vuol dire che l'uomo ha la scelta se peccare o non peccare, fare o non fare, lavorare. Sì, perché il Padre Eterno ha dato il libero arbitrio e il mio interlocutore glielo vorrebbe levare. Io ti do la moneta solo se tu lavori. E io ti dimostro, se la moneta è mia, tu me la devi dare. Perché questo valore è un valore senza costo, come il francobollo d'antiquariato. Quante ore di lavoro ci servono per fare il francobollo d'antiquariato? Fa ridere. Questi ragionamenti ormai hanno lasciato il tempo che hanno trovato. La gente ormai si è stufata di sentire queste vecchie chiacchiere che hanno sostenute tutte le teorie economiche tradizionali. Gli economisti che hanno parlato del valore hanno detto tutto, tranne che cos'è il valore. Noi l'abbiamo detto, che il valore è una previsione, non è una proprietà della materia, è una dimensione del tempo. Il coltello ha valore perché prevedo di tagliare, la moneta perché prevedo di comprare, la penna perché prevedo di scrivere. Quindi il valore è il rapporto tra momento della previsione e momento previsto. Quando si va alla ricerca del valore nella materia e si dice l'oro ha valore perché è oro, no, perché noi ci mettiamo d'accordo che abbia valore. Tanto è vero che in America serviva l'oro per fabbricare le strade e non come moneta. Quando è venuto in Europa è diventata moneta. Ecco la ragione per cui, arrivato a questo punto, noi le mezze culture, cioè quelle culture fatte per approssimazione, non le possiamo più tollerare. Noi dobbiamo stabilire che siccome la moneta è creata, il valore della moneta dalla collettività, l'esempio dell'isola deserta. Nell'isola deserta io stampo moneta, non nasce proprio perché manca la gente. La gente viene accettando la moneta e ne crea il valore, anche perché lavora. Io non dico che non deve avere il reddito, ma in aggiunta al reddito di lavoro e prima del reddito di lavoro deve avere la proprietà della moneta all'atto dell'emissione.